Il muscolo scheletrico utilizza l'ananina come A per il trasporto di ione ammonio verso il fegato. Il glutamato trasferisce il suo gruppo alfa-amminico al piruvato disponibile nel muscolo, per produrre alanina che quindi viene rilasciata in circolo per raggiungere il fegato. Nel fegato è presente alanina aminotransferasi che rigenera piruvato e glutammato. Il piruvato attraverso la gluconeogenesi viene trasformato in glucosio e ritorna al muscolo, mentre il glutammato viene privato dello ione ammonio che trasformato in urea viene eliminato. Il ruolo del muscolo nel gestire gli A. Nel muscolo si trova l'80% degli A liberi ottenuti da degradazione proteica. Il digiuno rappresenta la condizione metabolica che permette un riequilibrio del pool degli A garantendo a ogni tessuto di disporre di quelli necessari alle proprie esigenze. Il muscolo utilizza A a catena ramificata, LEU, VAL, ILE, come fonte di energia nel digiuno. Nel digiuno il muscolo fornisce A agli altri tessuti tramite il sangue. Infatti il muscolo degrada le proteine e rilascia la maggior parte degli AA, tranne i BCAA, che catabolizza per ricavare energia dallo scheletro carbonioso, mentre utilizza il gruppo amminico per la sintesi di glutammina e alanina che rappresentano il 50% degli AA rilasciati dal muscolo durante il digiuno. Glutammina e alanina sono captati dal fegato, che elimina l'azoto e il gruppo amminico tramite il ciclo dell'urea.